Questa canzone, Sicilia terra mia, è stata scritta da Nuccio Pappalardo. La musica è stata fatta da noi, i fratelli Navarria, e ci ricorda tanto questo affetto di Nuccio verso l'amata terra, la Sicilia, descritta con il fuoco dell'Etna, con il colore tipico della ginestra e con tutto il contorno, il mare, i mille colori, anche i sentimenti, l'amore. Dici tu. No, blu. Blu l'aveva e ci dissi no. Che su 400 watt? No, non lo sai, ci cucino. 400 watt che sei? Che sto sudando? Tu sei giovane. Sì. Tu sei giovane. I colori più chiari rispetto a tutti quanti gli altri, giusto? Cioè, gliene mettiamo una bianca col merletto? Ce n'è tanta nel cassetto. Non sai quando l'abbiamo utilizzato? Quando abbiamo fatto uno sguardo dal ponte. Te ricordi che l'aveva Domenico Mimmo Maccarrone? Sì. Chiara, giacconi di pelle, quelli di cosa? Di uno sguardo dal ponte, quelli che usavano i due americani che portavano i clandestini, ti ricordi? Ce l'abbiamo ancora? Non di pelle. Ieri sera, e vabbè, purtroppo però in sede per motivi tecnici è venuta a mancare la luce, ora ci stiamo, speriamo anche grazie al comune di riuscire presto a risolvere questa situazione. Sono dei disagi, per ora siamo qui, si sente la musica suonare, non so se si sente nell'intervista, quindi ci sono tutti questi disagi, ma ci stiamo arrangiando. Insomma, la vita poi è anche questo, no? Cioè, è anche riuscire a inglobare anche le tragedie più grandi e a sorridere in certi momenti. Lui lo faceva sempre. Praticamente lui era molto ironico. Questa sua ironia la trasmetteva un po' a tutti e qualsiasi argomentazione c'era sempre quel tono ironico che lui inseriva. Io mai salita sul palco, mai fatto una cosa del genere. Ai tempi, quando abbiamo fatto Napoli Milionario, eravamo ancora in Via Anselmi. Lui aveva una specie di paravento, io non l'avevo mai visto ancora. Entro in scena e lui mi esce con una scolapasta in testa da morire. Io mi sono messa talmente a ridere, sono arrivata a terra e lui ha detto: questa non può fare teatro, perché se rende così è impossibile. No, mio mugliere c'è di dolore. Ah, tua mugliere c'è di dolore, bene meschino, ma allora non si sente buona? No, si sente buona, solo che c'è di dolore. Ma come, se si sente buona c'è di dolore? Mia mugliere si sente buona, vicino c'è di dolore. Mia mugliere c'è di dolore, vicino non sta buona perché mia mugliere c'è di dolore. Mia mugliere sta fattorendo, mia mugliere sta fattorendo. Ah, fai, c'è tanta da fare. Sì. Ma vedete che sta a fare per campare. Vola! Ma è compromesso. Vola, frate!
periodo facevamo l'ultimo carretto di Pippo Spampinato. Praticamente c'è la scena che dovevo fare io, la parte che dovevo fare io, dovevo, in un certo punto dovevo essere ingessato, dovevo avere l'ingessatura. Alla tipo saluto mussoliniano. Allora siamo andati, io, Nuccio e Giovanni, siamo andati in ospedale e siamo andati nel reparto ortopedico. Appena c'era un attimo di tempo, magari giustamente eravamo tre che stavamo, grazie a Dio, bene in salute. Quindi siamo stati là qualche oretta ad aspettare che prima si facessero le cose, quelle veramente serie, perché il nostro era, alla fine era un gioco. E siamo messi in sala d'aspetto ad aspettare. Là c'era gente che era ricoverata, quindi piedi rotti, gambe rotte, braccia rotte. Man mano entravano, uscivano ingessati. Noi stavamo benissimo, quindi sembravamo tre che aspettavamo qualcun altro. In realtà, quando hanno chiamato Giovanni, è entrato che in perfetta salute è uscito con un'ingessatura. Con un'ingessatura non normale, diciamo. No, siamo entrati, esco così, con un'ingessatura, tutto ingessato, la gente diceva, se era buono. È stata una cosa pazzesca, perché subito dopo 10 minuti, quando l'ingessatura si è asciugata, gliel'hanno tagliata perché dovevamo portarcela a casa. E una volta ci siamo trovati a Modica, lungo il corso, durante la passeggiata, praticamente, oltre ai negozi, oltre ai monumenti, oltre a vedere tutte queste cose, lui si soffermava a vedere le bacheche dove c'erano tutti i necrologi e faceva un sondaggio e vedeva: qui morono a 70 anni, qua morono a 65 anni. Ma lo faceva sempre per carpire qualcosa di particolare. Per esempio, quando siamo andati a Napoli, perché i necrologi di Napoli sono unici al mondo, lui me li faceva vedere tutto, perché lì a Napoli lo sai come li scrivono, no? Oggi è morto Don Totò il trombone, che era figlio dello zio Ciccio, no? Che, marito di Donna Concetta, e li leggeva questi sì. Secondo lui faceva un sondaggio per vedere dove gli conveniva, se stare al mare o in montagna, per vedere se in montagna si arrivava a una certa età o a mare si raggiungeva un'età diversa. Perciò lui, insomma, questo tipo di discorso. Vedete, io sono un appassionato. Quando viene Natale, se non faccio il presepe è come se fosse un cattivo augurio. Abituato che mio padre lo faceva per me e per mio fratello quando eravamo piccoli, poi io l'ho fatto per i miei figli. E quest'erba? L'avete messa pure voi l'erba? Sì, io. Bravo, bravo. Suo padre che sputta. Domenico è morto! Ora ci credo che sta vedendo con gli occhi miei. Io sono stato io! Delitto d'onore! Mi aveva sedotto la figlia! Grazie, che disgrazia! Io sono stato io! Che fa? Scaglio, c'è uno scaglio. Ce ne c'è due. Sì, è bene, allora, quando l'ho fatto allora? Che fa? Che c'è? Vedete quanto poco ci vuole a rendere felice un uomo? Una tazzina di caffè presa tranquillamente qua con un simpatico dirimpettaio. Aveva espressioni che assomigliavano tantissimo a Edoardo. Quel modo di mettere l'occhio, aveva una posizione in un occhio e in un sopracciglio che era particolare. E quella me la ricordo perché molti dicevano: ah, perché ci vuole assomigliare, ma secondo me era una cosa che per me faceva senza pensarci, tanto entrava nella parte che poi gli veniva automatico. A lui piaceva molto Edoardo, oltre a recitarlo bene, lo ha trasferito in siciliano, ma così bene, che tra il napoletano, se tu lo vedevi recitare, il siciliano, era la stessa cosa. Lui era molto, molto legato a Edoardo Filippo, ce lo ricordiamo ancora quando andò a Roma per il suo funerale e strappò il manifesto che poi si portò a casa. In ogni stagione ci doveva essere almeno uno spettacolo di Edoardo, e se noi, magari qualcuno dei più grandi, io non mi sarei mai permessa, se qualcuno dei più grandi diceva: Nuccio, però questo spettacolo ha meno di 10 anni che l'abbiamo fatto, ripeterlo di nuovo, non... facciamolo un altro. Il taglio tanto da girava che sempre lo spettacolo ci mette lo stesso.
fantasma altrui e credono che sia una cosa diversa. Signor Lamberto? Sì? Ci sono due signore, la signora Cini e un'altra. Vogliono me? Ho detto che c'era lei. Io? Quello che conoscono loro, semmai. Come dice? Qualunque ruolo interpretasse, riusciva a renderlo protagonista. Mi rendevo conto che aveva un determinato stile, non facilmente imitabile. Lo rendeva così naturale che non sembrava. Sai, ma questo fa parte della grossa preparazione che lui aveva. Lucio, anche quando mi raccontava una cosa, o anche una cosa bella su se stesso, però non cercava mai di mettersi sul piedistallo. Ecco, per esempio lui ha fatto una scuola, la scuola di regia da Luigi Squarzina, però non lo sa nessuno, perché non è che lui si vantava che era stato da Squarzina. Quando si ama una cosa, lo si fa con tutto se stesso, e Nuccio, devo dire che il teatro lo amava più di se stesso, secondo me. Quando lui parlava di teatro affascinava, quando lui parlava di un personaggio, oppure ti doveva descrivere un personaggio che tu lo dovevi fare. Lo ricordo nel mio ufficio, quando veniva io ci diceva: no, ma oggi non lo posso fare questo personaggio, c'ho da fare. E lui te lo descriveva così bene che quasi quasi lo volevi fare. E allora poi alla fine vinceva sempre lui. È il primo momento in cui magari abbiamo parlato di poesie, di, non dico di teatro, ma quantomeno di poesie, è stato quando io dovevo fare gli esami di terza media, che lui mi chiese che cosa stavo portando agli esami di terza media. Io avevo preparato una piccola poesia, non mi ricordo se era di Gozzano, comunque una paginetta, e allora lui mi ha detto: no, questa non va bene, tu sai leggere, sai parlare, devi portare una poesia diversa, più lunga, perché ne sei capace. E mi ha fatto portare gli esami di terza media davanti San Guido. Non so se la conoscete, che è lunghissima. I cipressi che a Bolgheri, Alti e Schetti vanno da San Guido in Lupice e Filar, quasi in corsa giganti giovinetti, mi balzarono incontro e mi guardarono. E poi continuo. E da questo, da tutte queste parole strane che io leggevo, perché insomma a 13 anni, ho incominciato ad apprezzare il suono della parola, il significato della parola. Mi ha proprio fatto amare la parola in sé. Ido diceva sempre, quando ci faceva, insomma, cominciavamo a leggere i copioni, no? Questo soprattutto al laboratorio, e magari leggiamo un po' così, no? Superficialmente, senza rispettare neanche la punteggiatura a volte. Ido ciò diceva: Carusi, quando vedete tipo i puntini di sospensione, oppure la virgola, oppure il punto esclamativo, quelle significa che vi dovete fermare. Non è che su cagatine di mosca, dice questa cosa di cagatine di mosca, ma non su cagatine di mosca, quindi non vi preoccupate, non fanno schifo. Quando vedete una virgola, pausa, e poi riprendete di così. Questa cosa dicevo sempre, perché noi avevamo, ovvio, tutti hanno il vizio, quando si prova, e soprattutto non si sa quella battuta, si ha il vizio, e ce l'ho pure io molte volte, di andare a velocità supersonica quando di quella battuta tu ti liberi e basta, e poi finalmente sei rilassato. E invece lui diceva: in quella battuta tu sei protagonista, quindi se quella battuta è in quel modo e ci sono punti esclamativi, punti interrogativi, puntini di sospensione, tu ti affermare, magari una virgola non è una cagatina, ma ti affermare. Ci ha fatto crescere anche da questo punto di vista, dal punto di vista culturale, perché facendo uno spettacolo del genere, come così se vi pare, non è la stessa cosa che studiare a scuola, no? Che tu sei proprio il personaggio, entri proprio in quel mondo. Lui riusciva a trasmettere la fiducia in se stessi. Quando lui riusciva a portare in scena un ragazzo, un giovane, una ragazza, riuscivano a superare quella paura di affrontare un pubblico, che poi questo pubblico si trasformava in una commissione di esami,
si trasformava in un insegnante di scuola quando ripetevi la tua lezione, quando andavi a fare una tesi di laurea. Tutti, e veramente lo dico, dico tutti, tutti quei ragazzi che sono passati attraverso la nostra compagnia e attraverso le direzioni di Nuccio, sono tutti tornati a dire grazie, grazie Nuccio. Lui ti rassicurava sempre, quando tu eri sul palco con lui andavi sempre tranquillo, sempre, perché lui conosceva te, conosceva la tua parte e quindi era difficile che uno si fermava, quasi impossibile. Perché essendo molto rigoroso, poi anche come era anche molto focoso, molto, per cui era molto. Per cui quando si sbagliava andava su di giri, per cui c'era, mi ricordo Antonio Amore che aveva questa chitarra, c'era un strumento, non so adesso cosa, qual era l'opera, che cosa aveva questa chitarra, che era sfondata in testa. Ci sono state delle circostanze che siamo arrivati sempre con il rotto, per il rotto della cuffia allo spettacolo. E qualche volta capitava che lui perdesse le staffe perché insomma qualcuno non seguiva quello che diceva lui o qualcuno faceva i suoi comodi, insomma, e qualche seggia volava. Ma questo dappertutto, in ufficio e fuori, a teatro. Io ho episodi di lui che prende i tavoli e li butta per aria, il Nino Bonanno che cerca di prendermi al volo, insomma tutta una specie, sì. Però poi non c'era niente perché loro sono fratelli, sono stati sempre fratelli, con noi pure. A me un cappello in testa è arrivato, perché durante una scena non aveva posato il cappello dietro le quinte, non lo trovavo, io gliel'ho dato, l'ho preso, mi è arrivato in testa. E poi si scusava tassativamente perché... Prima veniva il teatro, teatro, basta. La bellezza di Nuccio era che dopo mezz'ora così, quando abbiamo fatto siamo punto da capo, mi ricordo un problema, no, Nuccio, non ne facciamo niente, cose. Poi però, non ti preoccupare, ormai già lo sapevo. La sua umanità però io la riscontravo invece ogni giorno nell'aiuto che dava alla gente, nel modo, nel saper ascoltare le persone, nel fatto che comunque era una persona rispettosa di tutti, anche dei più deboli, anche dei, appunto, degli emarginati, e anzi era, ovviamente, essendo anche una persona con un animo molto buono e con un animo artistico, lui era anzi molto attratto dal diverso. Noi, ognuno di noi conosce qualche cosa del teatro, io anche qualcosa in questi anni ho appreso, non so se in modo giusto o sbagliato, e quindi ho tutta la volontà e l'interesse a trasmetterlo ad altri, questo sì. Chiunque può amare un'arte, che sia il teatro, la musica, qualsiasi cosa, pochi sono capaci di trasmetterlo. Lui era uno che riusciva a trasmettere. Perché vedere dei giovani, uno a fianco all'altro, senza distinzione, perché allora c'era questa distinzione, sai, tu fai il manovale, quello fa il muratore, e vedere questa gente che faceva il muratore recitare Pirandello, oppure questa gente che faceva Masso recitare e parlare di teatro, e parlare di questo, quella è cultura, se non è cultura che sta qua, usciva e parlava. Noi abbiamo avuto gente che attraverso il teatro può essere diplomata. Non lo dice nessuno, ma è la verità, è così. Quindi questo teatro, grazie a Nuccio Pallardo, che poi è rimasto, diventa un movimento culturale in questo paese per anni, e per anni passano quasi tutte le generazioni, fino ad oggi. Questi 40 anni si sono avvicendati sul palcoscenico della compagnia Amici del Teatro, abbiamo calcolato forse con una lieve approssimazione intorno a 900.000 persone in 40 anni. Compagnia amatoriale, gente che va e gente che viene, insomma è un treno che passa, si scende da una stazione, salgono altri e il treno continua a camminare. E chiaramente in questo percorso ci ha accompagnati anche il pubblico.
tutto il pubblico dei 40 anni che voi questa sera rappresentate, come noi stasera rappresentiamo qua tutti i componenti degli amici del teatro che hanno calcato le scene. Mi piacerebbe vederli tutti quanti qua, ma insomma ci volesse forse una piazza più grande. Oggi siamo quasi ai 50 anni di attività e guarda che pochissime associazioni resistono quasi 50 anni. Cioè il teatro dà delle possibilità, è una delle arti che dà delle possibilità inimmaginabili. Cioè il teatro è tante piccole cose, nel teatro è nata la musica, ed ecco che sono passati i musicisti, sono nati i ragazzi in avaria e tutti quanti avevamo come maestro Lucio Coppardo, questa è la verità. Avevo circa 6-7 anni e a Nuccio servivano, sai, quelle bambine che si vedono che fanno i giri tondi, cantano le filastrocchie per la lupa, per cavalleria, e lì, siccome io ero sempre là che seguivo loro le prove, allora mi ha detto fai tu pure una particina. Da lì ho cominciato, prima è stato cavalleria, poi a seguire la lupa e poi non mi sono fermata più. Sì, io e Nuccio eravamo amanti del calcio, ci trovavamo allo stadio ogni cosa. Mi ricordo preciso, mi ha detto, senti, me lo fai un personaggio? Disse, Nuccio, io mi sono seduto. No, no, non ti preoccupare, devi fare solo una commessa, non devi dire niente. E da lì sono passati 30 anni. Che Nuccio mi ha preso per mano e mi ha portato sul palco, perché mi ha visto in un balletto particolare, insomma, e mi ha detto, Stefano, vieni a recitare con noi, così come ha fatto con centinaia di persone, se non migliaia di persone pericolose. E quindi mi ha coinvolto perché era coinvolgente, era discreto, capiva le persone, capiva insomma. È stato Nuccio in una sera che mi disse, dice, vuoi fare una comparsa? Dice, mi porti? E non dovevo parlare, non dovevo dire niente. Solo che poi sul palco mi disse, come ti chiami? E io, siccome non sapendo cosa rispondere, ho detto, non lo so. E da lì è nata la mia passione per il teatro. Nonno, ma allora a casa non ci torniamo più? Ah, non scandare, perché vedo curita, sembra così è stato. Terremoto e ne buccamo fuori. Casca a Rina e sopra a Rina ci andiamo a Vigna. Cala lava e chi sostisse pece ci muriamo da nuovo le case. Mi ricordo quando facevamo i corsi per i ragazzi. Molti bambini, giustamente, da bambini, salivano su quel palcoscenico e trovavano tutte le difficoltà di questo mondo, come quelli grandi, come gli adulti. E lui trattava questi bambini, a volte io lo riprendevo in un certo modo, dicevo, Nuccio, ma sono piccinini, va bene? No, non sono piccinini, sul palcoscenico sono attori. E mentre io me ne facevo di questa cosa che lui magari li trattava un po' duramente, sti bambini rimanevano a bocca aperta ad ascoltarlo. I ragazzi della scuola oggi sono parte di loro, sono attori che recitano con noi, reciteranno nella commedia adesso. Ebbene, facevano gli attori con loro, ma il teatro nasce dal momento in cui tu entri in un posto dove qualcuno ti spiega che cos'è il teatro. Poi il teatro ti affascina da solo. Il carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti, i suoi re. Ridi buffone per scaramanzia, così la morte va via. Gente, cantate che poi uno alla volta si scende anche noi. Sotto a chi tocca in doppio petto blu, una mattina sei sceso anche tu. Bella la vita che se ne va, un fiore, un cielo, la tua ricca povertà, il pane caldo, la tua poesia, tu che stringevi la tua mano.
cascate di malinconia. Tempo per piangere no, non ce n'è. Tutto continua anche senza di te. Bella la vita che se ne va. Ridevi forte la paura e l'allegria. Bella la vita, dicevi tu, e t'ha imbrogliato e t'ha fottuto proprio tu. Con le regine, con i suoi re, il carrozzone va avanti da sé. Indispensabile per noi, infatti vabbè c'è, perché c'è per noi, però manca la sua professionalità, il suo amore per il teatro. È stato per me molto duro accettare questa cosa della sua dipartita, perché è stato troppo, forse troppo breve, non me l'aspettavo così in fretta questa sua partenza all'improvviso. È ovvio che mancando un pilastro della compagnia, forse un po' una mamma, neanche dico un padre, perché un padre, io forse perché sono mamma io, è mancata la mamma della compagnia. Mi dispiace che parla al femminile, Lucia Storia dice ma che stai dicendo? E quando manca la mamma della compagnia possono succedere tante cose. O che i figli sì, davvero si riuniscono pensando sempre a quello che diceva la mamma, che si può effettivamente spezzare una famiglia. Io vedo l'inizio è buono, è più che buono, perché davvero stiamo dando, ci stiamo impegnando tutti. Il gruppo si fortifica, diventa forte nelle avversità. Non c'è nessuno se ne accorge quando tutto va bene, ma sta andando bene. Ma nelle avversità il gruppo si cementifica e diventa forte. Secondo me questo è un gruppo forte, un gruppo che andrà avanti. Il teatro lo diceva sempre, siamo amici del teatro, siamo un gruppo per stare insieme. La classica battuta, non l'ha chiesto il dottore appunto di fare teatro, quindi effettivamente non lo dice il dottore di fare teatro, lo decidiamo noi e quindi un certo impegno. E il futuro della compagnia può continuare perché potremmo vivere di rendite di tutto quello che Nuccio ci ha lasciato. Questa è una prova per noi, questa è una grandissima prova, perché la luce, quello ti porta a dire vabbè, abbandoniamo, ma noi non lo dobbiamo fare. Ci sarà del vento che disturberà i microfoni, e cadrà la scena, non interessa, adesso. Noi andremo avanti per fare lo spettacolo. Come diceva lui, lo spettacolo deve andare avanti e cercheremo insomma di andare avanti. Tutto è silenzio in questa nottata. Non si sente un passo camminare. Un venticello per tutta la serata
Pare che mi volesse accarezzare. E finalmente piango. Tu non vedi, tu sei lontano, come puoi vedere. Però te lo dico perché tu mi creda. E se mi credi, piange assieme a me. Scende lento questo pianto, dolce, dolce, e non alzo una mano per asciugarlo. Grido per farti sentire questa voce, ma tu non puoi sentire. Che grido a fare? Tutto è silenzio. In cielo quante stelle. Affacciati. Anche tu le puoi vedere. Sono migliaia. E sai perché sono belle? Perché sono lontane, come te.